Questa è la crosta dai mirtilli neri finlandese, si chiama mustikkakukko, che significa gallo ai mirtilli. Adesso vi faccio vedere come si prepara. Prendiamo il burro, poi la farina di orzo, la farina di segale, lo zucchero e alla fine il sale. Poi impastiamo fino a quando otteniamo un impasto morbido e che tutti gli ingredienti sono ben uniti. La differenza per pasta frolla normale è che io uso il burro morbido a temperatura ambiente. Quando l'impasto è pronto, dividiamolo in due, una parte più piccola, una più grande, che più piccola sarebbe la copertura alla fine per la crostata. Facciamo due panotti così e poi lo mettiamo a riposare in frigorifero per 30 minuti. Adesso che l'impasto è riposato, mettiamo farina sul cartaforno e stendiamo l'impasto. Girandolo ogni tanto. Sto usando farina di segale, ovviamente, che è tipica per la Finlandia, che usiamo in tante ricette e prepariamo pure tanti pani con il segale. Poi l'impasto mettiamo nella teglia a cerniera che è coperto con carta forno e lo cerchiamo di tenere intero. Lo mettiamo anche sui lati. I bordi devono essere alti, più alti del livello dei mirtilli. E poi tagliamo il bordo, che bello e dritto. Poi prendiamo i mirtilli. Mettiamo lo zucchero e la fecola di patate. E poi mescoliamo tutto fino a quando non sono tutti ingredienti ben uniti. Quando i mirtilli scongelano un pochino, lo zucchero e la fecola si attaccano meglio. Quindi mettiamo il composto dentro la teglia. Poi prendo un altro foglio di carta forno, metto la farina sopra e poi stendiamo l'impasto più piccolo per la copertura. Poi tagliamo i lati, che diventa rotondo. Prima che mettiamo l'impasto sulla crostata, abbassiamo i bordi, così sui mirtilli. E poi alla fine l'impasto. E copriamo tutti i buchi e sigilliamo i lati molto bene. La inforniamo a 200 gradi per 45 minuti. Adesso è pronta la nostra crostata. Ho messo sopra dei mirtilli e la menta e zucchero a velo. E ora lo tagliamo e siamo pronti a degustarla.